Ave legionari, nona puntata della vita di Cesare. Abbiamo lasciato Cesare in un momento estremamente delicato e vedremo, ci sono tante altre situazioni, tante altre battaglie che veramente sono state a volte al limite della sconfitta piuttosto che al limite di una grandissima vittoria. Cioè è un momento veramente molto particolare che andiamo subito a raccontare. Abbiamo lasciato Cesare che ha quasi acciuffato Pompeo a Brindisi, non ci è riuscito, Pompeo è riuscito a scappare. E ora che cosa succede? Come prosegue la storia? Semplicemente Cesare non può immediatamente andare all'inseguimento di Pompeo, deve interessarsi di altre situazioni, l'Italia e la Spagna. Quindi il primo elemento, la prima cosa che fa dopo la battaglia di Brindisi, che non è riuscito a concludere a suo favore, è quello di tornare a Roma. Cesare, dopo anni di assenza, ritorna a Roma in un clima tesissimo, surreale, di paura, c'è una guerra civile in corso, e tiene un importante discorso in cui cerca di proporsi non come un ribelle, come un fuorilegge. Ricorda che sono stati gli avversari politici a portarlo dove è arrivato, che non ha intenzione di prendere il comando assoluto come un re, cioè cerca sostanzialmente di calmare gli animi, di calmare la politica romana. Però in questa fase, ed ecco perché è delicato, in questa fase non viene molto creduto. Il popolo è estremamente scettico nei suoi confronti perché ha ammirazione verso Cesare, però la situazione ovviamente non gli piace. Il Senato, ricordiamo che una parte del Senato è scappata con Pompeo nei Balcani, quindi quella parte del Senato che è rimasta è terrorizzata, e Cesare cerca anche di avere l'aiuto di Cicerone per cercare di avere lui come mediatore, ma Cicerone rifiuta. Quindi non si può dire che Cesare sia certamente ben voluto in questa fase, questo bisogna riconoscerlo. E tanto più che Cesare fa un'azione che è veramente particolare, un'azione illegale gravissima. Cioè, in quel momento Cesare ha bisogno di soldi e quindi ruba e si impossessa di tutti quanti i soldi dell'erario di Roma. Diventa praticamente l'uomo più ricco del mondo perché prende tutti i soldi dalle casse direttamente della capitale. E qui c'è anche una situazione che ci viene tramandata. Nessuno osò andare contro Cesare. Cesare si è recato al Tempio di Saturno, che era vicino tra l'altro alla Rupe Tarpea. Si reca in quel posto, sta prendendo il denaro, nessuno osa contraddirlo o militarmente cercare di fermarlo, tranne uno, un tribuno, Metello, che cerca di ricordargli della gravità di quello che lui sta facendo. Ma in quella situazione Cesare risponde: se vai avanti così, io dovrò ucciderti, farti uccidere, e ti garantisco che risulta più sgradevole a dirsi che a farsi. Questa è la sua risposta. E quindi, in un clima veramente di paura, si impossessa di tutto il denaro. A questo punto lascia dei suoi fidati a Roma e deve fare un viaggio attraverso l'Europa, vedremo, dovrà lottare per prendere il controllo della città di Massilia, quindi l'odierna Marsiglia, e dovrà andare in Spagna, perché lì ci sono le legioni di Pompeo che sono alle sue spalle, certamente non può lasciarle. Quindi andiamo, dopo questa premessa, a vedere gli scontri militari che Cesare dovrà portare avanti per tutto il Mediterraneo. Benissimo, eccoci arrivati alla cartina del Mediterraneo. Questa puntata ve la spiegherò molto con l'utilizzo della cartina perché è fondamentale capire gli spostamenti sul territorio. Ovviamente mano a mano adesso vi guiderò a comprendere i vari spostamenti. Allora, abbiamo detto in realtà che Cesare parte da Roma. Qual è il primo pericolo di Cesare? Il pericolo di Cesare sono le legioni fedeli a Pompeo che sono acquartierate in Spagna.
Ovviamente lui non può lasciare questa forza militare alle sue spalle, quindi deve neutralizzarla per forza. Quindi il primo movimento di Cesare è andare verso la Spagna. Allora compie un movimento attraverso l'Italia, si imbarca tra l'altro per essere più rapido, e la sua prima destinazione è Massilia, che è l'odierna città di Marsiglia in Francia. Massilia infatti in realtà oppone da subito una difesa abbastanza strenua, no? L'ho segnalata qui e la zoomiamo leggermente. Ecco. Qui c'è una difesa, una resistenza a Cesare molto importante e quindi questo per lui è un problema ed è costretto a lasciare qui due generali. Uno è Decimo Bruto, che tra l'altro sarà il terzo a pugnalarlo alle Idi di marzo, quindi questa curiosità. Uno è Decimo Bruto e l'altro è Gaio Trebonio. Quindi lui lascia due valenti comandanti per assediare la città di Marsiglia e la città di Massilia impiegherà parecchi mesi per cadere, quindi si tratta di una spina nel fianco importante. Dopodiché, lasciati questi due comandanti per sradicare questa resistenza, si reca invece personalmente in Spagna. E qui zoomiamo leggermente, in Spagna noi abbiamo tre generali fedeli a Pompeo. È una situazione difficile per lui. Pompeo in Spagna aveva combattuto a lungo, aveva governato molto bene, gli spagnoli tendevano ad essergli fedeli, quindi la situazione per Cesare era difficile. E si trova tre generali, Afranio, Petreio e Varrone, che gli si fanno contro. E quindi evidentemente anche con una forza militare avversa di circa 7 legioni la situazione non è semplice. I mesi successivi quindi sono tutti quanti impegnati nel lottare contro questi tre generali che sono molto abili. Ho segnato la città di Terragona perché Cesare fa anche, a partire da Terragona, fa anche delle incursioni contro i suoi tre avversari ed è veramente un momento in cui lui deve vincere, ma anche molta fretta, perché Pompeo nel frattempo si sta organizzando. E quindi questo lo segnalo, è un altro momento di difficoltà per Cesare, è un momento in cui rischia di rimanere invischiato in una serie di situazioni militari quando invece non è il momento di perdere ulteriore tempo. E quindi qua c'è una fase critica della guerra civile per Cesare. A un certo punto però, questo è importante, riesce a vincere i suoi tre avversari, ma non solo, attenzione, non solo con la forza militare, ma anche con la diplomazia. Cesare, infatti, in nome della comune cittadinanza romana, fa una serie di incursioni per cui promette ai soldati romani di Afranio, Petreio e Varrone che verranno trattati bene, non verranno giustiziati, anzi potranno combattere al fianco di Cesare e in questo modo riesce a fiaccare le resistenze spagnole e ad avere la meglio. Proprio quando sta tornando dalla Spagna ha finalmente la buona notizia che Marsiglia è caduta, si è arresa e quindi evidentemente Cesare è riuscito in un tempo relativamente breve, stiamo parlando di qualche mese, a liberare le sue spalle dal pericolo e quindi la guerra civile finalmente inizia a volgere a suo favore. C'è però un'altra situazione, attenzione, che noi dobbiamo considerare. Un elemento fondamentale per il controllo del Mediterraneo era evidentemente anche l'Africa del Nord, soprattutto per i rifornimenti di grano. E qui Cesare ha mandato un suo fedele collaboratore, Curione, ne abbiamo parlato anche nella puntata precedente. Curione era definitivamente dalla parte di Cesare e aveva l'obiettivo di sconfiggere le legioni di Pompeo che erano stabilite qui nel Nord Africa. E qui, allora facciamo un piccolo zoom, vediamo, è nell'odierna Tunisia, questa è evidentemente la zona, abbiamo due battaglie importanti. La prima battaglia è la battaglia di Utica. Nella battaglia di Utica noi abbiamo Curione contro Azio Varo, che è luogotenente di Pompeo.
Varo cerca di corrompere gli uomini di Curione, non ci riesce perché Curione è molto attento e molto presente, ha anche un bel carisma e quindi riesce a mantenere gli uomini sotto il suo controllo. E nella prima battaglia, che è la battaglia di Utica, Curione riesce a vincere, cioè avrà la meglio e quindi otterrà una prima, vittoria importante. Il problema però è che la situazione cambia di lì a pochissimo. Ci sarà infatti Curione che dovrà vedersela contro un temibile avversario. Lo vediamo qui, è la battaglia del fiume Bagradas. Ecco, questo è l'antico fiume Bagradas, sempre in Tunisia. Che cosa succede? Curione si trova di fronte a due avversari. Uno è Saburra e uno è Giuba, primo di Numidia. In questa situazione, Curione si trova con i suoi soldati contro i guerrieri numidi, che hanno una tattica di combattimento particolare. I cavalieri numidi attaccano e poi si ritirano, circondano e poi si ritirano, sfiancando l'esercito avversario. Quindi, con una tattica di mordi e fuggi, oppure di circonda e scappa, come viene detto tecnicamente, alla fine l'esercito di Curione effettivamente viene annientato. Lo stesso Curione viene fatto prigioniero e si suicida proprio per senso dell'onore, perché aveva completamente perso la partita. E dobbiamo dire, torniamo a uno zoom più elevato, più ampio, che non ha, per Cesare aver perso l'Africa del Nord è un duro colpo. A livello strategico, a livello logistico, non avere l'Africa del Nord per lui è veramente un problema. Tanto è vero che in questa fase, l'Italia sarà rifornita solo dal grano della Sardegna e della Sicilia. Quindi, evidentemente, questo è il segnale che Pompeo e i suoi si sanno muovere molto bene e Cesare ha una difficoltà oggettiva nel tenere sotto controllo il Mediterraneo. Si può dire, come è avvenuto più volte in realtà, che a un certo punto il Mediterraneo si divide in due. Il Mediterraneo, che noi abbiamo occidentale è sotto il controllo di Cesare e quello orientale sotto il controllo di Pompeo. A questo punto la nostra storia si sposta qui, cioè nella zona di mare, nel mare Adriatico, nella zona di mare tra la Puglia e l'odierna Albania. Cesare adesso deve raggiungere il suo avversario, deve raggiungere Pompeo che si trova nei Balcani. Quindi ha bisogno evidentemente di compiere la traversata nel mare. Però abbiamo un personaggio importante, Bibulo. Bibulo, lo ricorderete, nelle puntate precedenti ne abbiamo parlato, è stato collega console di Cesare e suo acerrimo avversario. Bibulo si trovava nella zona dell'odierna Corfù e aveva il compito di bloccare Cesare, cioè di impedire che Cesare potesse salpare con le sue navi e sbarcare evidentemente nell'odierna Albania. Cesare quindi ha un grave problema perché le navi di Bibulo sono ben disposte. E allora come esce fuori da questa situazione? Ne esce fuori con uno dei suoi, delle sue azioni azzardate che tanto lo hanno reso famoso e che molte volte hanno sbloccato la situazione in suo favore. Quindi proprio un azzardo, un colpo di testa. Qual è il colpo di testa? Il punto è che Bibulo vede che sta arrivando l'inverno, quindi nessuno salpa solitamente con l'inverno e allora abbassa la guardia. Cesare sceglie di partire, sempre da Brindisi, e parte con le sue navi proprio in inverno, cioè proprio in un momento in cui nessun generale solitamente sarebbe mai salpato. Salpa con le sue navi quindi in questo momento veramente incomprensibile per l'avversario, salpa assieme a Marco Antonio. Marco Antonio si perde un pochino verso sud con le sue navi e quindi non è molto efficiente, mentre invece Cesare riesce a sbarcare molto più a nord rispetto a Bibulo che si trova a Corfù e quindi riesce a toccare finalmente terra nei Balcani. A questo punto Bibulo, siccome prevede che ci saranno altre navi di Cesare che solcheranno i mari, intensifica i suoi controlli e blocca tutti i porti della costa. Però questa azione a un certo punto diminuisce i viveri, anche delle sue stesse navi e si diffonde la malaria. Bibulo quindi si ammalerà anche lui e morirà di malattia nell'arco di poche settimane. Come
Con questo azzardo, quindi, Cesare è riuscito, contro le previsioni e mettendo le mani avanti, ad arrivare nella terra dell'odierna Albania, quindi arrivare nei Balcani, dove finalmente si confronterà con il suo nemico, con Pompeo. E in questa situazione, ecco perché l'ho segnato, diventa assolutamente fondamentale la città di Durazzo, che è una preziosissima roccaforte dove si terrà finalmente la battaglia contro Pompeo, la prima battaglia contro Pompeo. Ed eccoci qui invece alla spiegazione della battaglia di Durazzo. Nel momento in cui sia Cesare che Pompeo si trovano sul territorio dei Balcani, entrambi corrono per prendere Durazzo, perché è una roccaforte estremamente facile da difendere, è un punto strategico ed è anche collegato alla via Ignazia, che era una enorme via, lunghissima via romana che attraversava tutti i Balcani. E questa corsa, questa piccola gara, viene vinta da Pompeo, che occupa Durazzo prima di Cesare. A questo punto Pompeo si ritrova quindi in una posizione di vantaggio, ma Cesare compie un'altra delle sue azioni spericolate che nessuno si aspetterebbe nelle sue condizioni. Cesare, che ha meno uomini rispetto a Pompeo, quindi è in inferiorità numerica, decide di assediare Pompeo. Quindi lui, che è in inferiorità, assedia quello che ha più uomini. Quindi pone a nord il suo accampamento per controllare Durazzo dal più vicino possibile e comincia a far costruire una lunga serie di fortificazioni che noi vediamo in questa immagine. Ovviamente Pompeo, anche lui, ha il suo accampamento in questo punto e costruisce delle fortificazioni a sua volta per resistere e per difendersi. La costruzione di queste infrastrutture dura diverse settimane. Nel frattempo i due eserciti si scontrano e ci sono delle piccole schermaglie numerose. Addirittura, per esempio, un soldato di Cesare riceve oltre 150 frecce sul suo scudo, giusto per far capire la ferocia che c'è da entrambe le parti. Quindi comincia questo assedio da parte di Cesare. Pompeo è messo alle strette, però evidentemente Cesare ha poco cibo, pochi rifornimenti. Mentre invece Pompeo può contare evidentemente sul mare, quindi alla lunga Pompeo resiste di più. Cesare addirittura arriva a un momento in cui i suoi soldati hanno così poco cibo che prendono il grano e lo mischiano con delle alghe che trovano sul posto e realizzano un pane di fortuna estremamente schifoso. Prendono questo pane, lo lanciano nell'accampamento di Pompeo, che non appena lo assaggia sputa e lo getta per terra, dicendo: ma neanche gli animali mangiano queste cose. Questo per far capire quanto forte fosse la volontà di Cesare. A un certo punto Pompeo capisce che evidentemente il blocco non può durare in eterno, deve liberarsi, no, da questa situazione, e allora dimostra di essere comunque un grandissimo generale. Pompeo fa un eccellente uso dell'intelligence, possiamo chiamarla così, e riesce a sapere da un disertore dell'esercito di Cesare e quindi da un informatore che passa dalla sua parte che le varie infrastrutture che vengono costruite soprattutto nel lato sud non sono ancora complete. Quindi Pompeo decide di partire attraverso il mare e sferra un triplice attacco, quindi un attacco a tre punte, tutti nello stesso momento, contro la parte sud delle difese di Cesare. Lo vediamo dalle linee. Una linea è dietro le difese, una linea è in mezzo tra dei bastioni e gli altri, e invece un'altra linea di attacco, la terza linea di attacco di Pompeo, è rivolta contro un piccolo accampamento abbandonato che Cesare aveva utilizzato per poco tempo. Quindi a questo punto c'è un grande scontro e l'esercito di Cesare ha la peggio. Pompeo riesce a superare il blocco e per Cesare la situazione si fa piuttosto pesante. Dopo la battaglia di Durazzo, la situazione per Cesare è assolutamente particolare. Che cosa succede? Innanzitutto
Gli uomini di Pompeo, l'esercito di Pompeo, hanno prevalso, sono riusciti a forzare il blocco. Gli uomini di Cesare stanno scappando perché hanno perso la partita e Cesare rimane lì, questo è un altro episodio importante, Cesare rimane lì esortandoli a continuare, a non arrendersi. E in quella situazione un soldato preso dal panico sta quasi per ucciderlo, cioè prende la punta del vessillo che portava e la brandisce contro Cesare. E infatti sarà la sua guardia germanica personale ad abbattere questo pericolo e a preservare la salute, l'incolumità di Cesare. Questo proprio a dimostrazione di quanto il momento sia drammatico per lui. Nel frattempo, Pompeo avrebbe la possibilità di vincere la partita, ma non la vince. Perché nonostante lui sia riuscito a forzare il blocco, pensa che Cesare non abbia lasciato tutto quanto il suo esercito in quell'area, in quella posizione, e quindi decide di non affondare. E così facendo pregiudica invece una vittoria totale che avrebbe potuto ottenere. E in questa situazione Cesare effettivamente si lascia sfuggire una frase che rappresenta bene quello che è successo. Cesare dice ai suoi soldati, ammettendolo, oggi i nemici avrebbero vinto se avessero avuto un generale capace di vincere. Quindi si tratta di un momento criticissimo ed estremamente problematico per Cesare. Ritengo che sia il momento più difficile di tutta la guerra civile per lui, soprattutto per lui. Lui ha scatenato una guerra praticamente che riguarda tutto il mondo conosciuto, ha scatenato delle forze militari enormi e il primo vero scontro, il primo vero confronto con Pompeo lo ha perso. Quindi, in questo caso, come fa a non perdere il controllo? Rimane tutto al carisma personale di Cesare, che nonostante la situazione riesce a convincere i suoi soldati a non abbandonarlo, riesce a convincere tutte le sue legioni a proseguire la guerra, promettendo che ci sarà a breve un nuovo scontro che stavolta li vedrà tutti quanti vincitori. E questo effettivamente è lo scontro di Farsalo, che però vedremo nella prossima puntata. Vi invito a iscrivervi al canale perché altrimenti verrete assediati a durazzo o anche nella vostra casa da un ingente numero di soldati e di strumenti. Quindi iscrivetevi al canale per non essere totalmente assediati e aspettate con pazienza la prossima puntata di Cesare che vedrà la resa dei conti tra lui e il principale avversario, Pompeo.